Ciao, sono vicino al mare nella zona di Peterhof. Qui c'è una zona stupenda che sembra Versailles ed è veramente un luogo stupendo. Qui sono vicino al mare, sono anche andata a toccare l'acqua che è calda, una grande sorpresa. Io adesso ho una maglietta con le maniche corte e un giubbottino di pelle leggero, ma si sta veramente bene. Quello che voglio portarti oggi è uno stimolo nell'utilizzare la tua energia bambina. È un'energia che ti è sicuramente sempre utile, perché quando tu utilizzi questo tipo di energia, quello che ti permette di fare è sicuramente superiore a quello che tu reputi possibile. Tu pensa come fanno i bambini. I bambini, quando si tratta di fare qualcosa, non si chiedono se è fattibile, quali sono i problemi, quali sono le situazioni che possono essere in contrasto con quello che è il loro eventuale progetto. Loro prendono e fanno. Pensa tutte le volte che nella tua vita invece ti sei impedito di fare quello che ritenevi importante, semplicemente perché hai cominciato a fare un'analisi eccessiva e hai cominciato a dirti: magari questo non è possibile, è difficile da fare, è difficile da realizzare, e hai messo magari a tacere un sogno importante per la tua vita. Guarda, anche oggi io mi sono trovata in una situazione del genere. Adesso tornerò mercoledì tornerò dalla Russia, arriverò a casa e il giorno dopo ripartirò, perché ho sentito che era importante farlo, ho chiesto alle mie guide, me l'hanno confermato. Non era sicuramente ragionevole, assolutamente no. Ma quando tu senti di fare qualcosa, quando qualcosa senti che è importante per te, perché non inizi a farlo senza chiederti troppi perché? La vita ti aiuta. Tutte le volte che tu ti stai muovendo verso qualcosa che è bene ed è importante per te, la vita ti aiuta. Ed è importante sia utilizzare l'energia bambina che l'affidarsi, perché quando la vita ti dà dei segnali, ti spinge a fare qualcosa, tu non sai mai perché, te l'ho già detto tante volte, ma la vita ha sempre ragione, ha sempre un motivo per darti alcune informazioni. Quindi il consiglio di oggi è: utilizza per tutta la giornata la tua energia bambina, tutte le cose che ti viene in mente di farlo. Non vuol dire eccedere nel far finta di essere un bambino. Sei magari un adulto, hai anche magari non più 15 anni, quindi semplicemente permettiti di essere te stesso nella tua energia, ma utilizza quell'energia bambina che ti spinge quando ti viene voglia di fare qualcosa, quando senti una spinta interiore, quando senti il richiamo verso un messaggio, verso un segnale della vita, a seguirlo senza che porti troppe domande. E scrivimi sotto questo video che cosa è accaduto per te, che cosa è accaduto di diverso, quali sono state le magie, le sincronicità e le situazioni che si sono manifestate, ok? Quindi aspetto di leggere le tue magie, le magie che ti sei permesso di manifestare, e questo spero che sia per te uno stimolo ad utilizzare sempre e frequentemente questa energia. Un abbraccio e a presto, ciao!